just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for? Taking a drive, I was an ideal. Look so buongiorno ragazzi, bentornati come sempre sul canale o benvenuti. Oggi siamo sul Monte Pravello, giornata stupenda, passeggiata abbastanza soft oggi, dai, tranquilla, visto che ho degli impegni anche il pomeriggio, quindi si va molto tranquilli. Siamo sempre, anzi sono sempre in compagnia di Roby, che è in pausa. Ciao. C'è Elio e oggi c'è anche un nostro nuovo amico che abbiamo conosciuto oggi, che si chiama? Ciao, sono Michele. Michele. Di Viggiù. Lui abita proprio qua. Pensate che lui ha fatto anche 6 mesi a Monza. Incredibile, ma vero, il mondo è piccolo, quindi va bene così, però preferisce stare qua, le piace molto di più. Allora, Michele, raccontaci un po' della tua iniziativa che stai svolgendo adesso. No, niente, io faccio parte di un'associazione cinofila sportiva che si chiama Amarok, lo spirito del lupo, e organizziamo prevalentemente gite in montagna con i cani e altre attività cinofile extra, quindi un po'. Hai di qualche tutto. Indirizzo mail, vuoi dirlo? Sì, c'è la pagina Facebook, la pagina Instagram, scrivete Amarok lo spirito del lupo, lo trovate facilmente. Ci vediamo dopo ragazzi. Eccoci qua, siamo a rientro, siamo già a Viggiù e giornata bella, si è aperta molto adesso a confronto di stamattina che c'era nebbia. Siamo a rientro perché oggi ho un impegno importante, mia figlia Leila fa 16 anni, quindi non posso assolutamente arrivare in ritardo perché rischio di essere terminato come faceva Arnold Schwarzenegger nel film Terminator, terminava, e io rischio anche di essere terminato se arrivo tardi oggi, quindi rientro presto. Qua ci sono Elio e Roby, che spero vi sia piaciuta anche questa gita, sì, gita soft, dai. Diversa dal solito, leggera, però interessante per le fortificazioni del 15-18 che abbiamo potuto visitare. Roby, sei abbastanza soddisfatto o vuoi di sì, più? Sì, no, diciamo che è abbastanza tranquilla, senza problemi, una bella visione sul lago di Lugano, sì, senza pericoli, senza stress. Vediamo un po' cosa si riesce a tirar fuori anche da questa giornata, dai, che è una giornata comunque breve, soft, ma comunque sempre bella, piacevole perché si sta all'aperto, si fa outdoor. Va bene, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi, ciao!